Ho visto un metro qua. La tua finestra è computer. Accidente al computer di chi ve l'ha comprato, madonna buona. Allora. Adesso arriva altre due richieste d'amicizia. A me? No, hai cosa? È il gruppo. Quanti siamo? 31. 31. Scusate, questa cosa sta cominciando a andare forte. Fatto bene. Lascia fare, eh. Si vede, sì, c'era l'esigenza. C'è qualche lui che comincerà a cacarsi addosso, secondo te? C'è una grossa probabilità? Eh? Io penso proprio di sì. 31 tutti professionisti, vero? Quasi tutti. Quasi tutti. C'è la necessità, non se ne poteva più. Qui va fatto un gruppo. Va fatto, secondo me, un gruppo. Bello, Dio, non lascio la campest. No, va fatto, secondo me, un gruppo che promuove una legislazione, cioè in Parlamento una legislazione diversa per un determinato tipo di artigianato di questo tipo. Non si può essere, avere lo stesso status di trombaio. Per carità, senza levare nulla il trombaio, perché ognuno a casa sua fa il che vuole, è bravo, saranno dei maestri di sicuro anche loro, però hanno delle esigenze diverse, capito? Non si può fare, cioè. Sì, loro hanno messo ora questa storia dell'artigianato artistico, l'ha visto che riesce a un pochino a. Ma non cambia nulla, perché non. Cioè, è inutile che a me mi. Ma io da quando sono. Quando ero, ora non ci sono più, diciamo, alla, so, tipo alla CNA e confartigianate e così via. C'avevo la mail tempestà di cose, offerte, di cose, sconti su macchinari, e prestiti in faccia. Cioè, qui ci vuole una legislazione completamente diversa, perché se no si finisce così, non si può andare avanti a questa maniera, è una questione proprio di sopravvivenza, non si può essere trattati con lo stesso punto di vista, con lo stesso metro con cui venga trattato un altro tipo di artigianato, senza, non per dire meglio o peggio, è proprio delle caratteristiche diverse, cioè se voglio dire, se uno deve un pesce d'acqua dolce, se lo butti in mare muore, c'è nulla da fare, dice ma in mare sono di più, ho capito, però noi siamo pesci d'acqua dolce, non si può, cioè so se ti passi il concetto, capito? Ora, se 31 dopo quanto? Dopo 15 giorni si è cominciato. 15 giorni. Il che vuol dire che in giro di un anno si potrebbe arrivare a un centinaio buoni se non superarli? Se le cose si fanno bene, oneste e trasparenti, io ce n'ho un'idea di società. Cioè? Quella di condividere praticamente tutti i documenti che passano dall'associazione e le decisioni prese a votazione a maggioranza. Se uno fa vedere che le decisioni vanno solo gruppo, sì. E se no si fa come quegli altri gruppi che sono cinque, decidano per tutti e quegli altri o si adeguano o vanno a fanculo. La mia idea è di pubblicare tutto quello che passa dal gruppo, dall'associazione, quello che sarà, insomma. Questa è la massima trasparenza, e la trasparenza dei conti, cioè qualsiasi spesa sostenuta in un registro pubblicato online. Perfetto, allora 31 siamo. 31 ora dopo 15 giorni, ti immagini? Ma ecco, era l'ora, evidentemente proprio la gente non ne poteva più delle vecchie associazioni, perché così. Cioè io è al di sopra di ogni mia aspettativa, io mi aspettavo delle cose più. Io mi impegno, ce lo metto, ci vedo un sacco di tempo levandolo alla liuteria, però insomma se c'è la necessità di farlo e ci sarà un beneficio a tutti, io faccio volentieri. Ma che scherzi davvero, anche per uno che fa l'allievo, anche perché i fatti sono due, cioè funzionava meglio nel Medioevo. Nel Medioevo tutti lo vedono in periodo buio, no? Cioè, nel campo dell'artigianato, delle arti, c'era delle regole ferree, precise. Uno entrava in una bottega, firmava un contratto proprio, un contratto che intanto la bottega doveva essere riconosciuta dalla corporazione e tutto il resto, doveva rispettare le leggi e pagare le tasse di quella comunità. Stavano bene, gli danno anche da mangiare, cosa io mangiavo fuori. Esatto, poi magari ci saltava più, gli buttavano anche il culo, però che lo difende, cioè, può darsi anche ci sia anche uno dice, però guarda, me l'hanno buttato anche in culo. Però insomma quelle sono questioni diverse. Perché va a fare l'artigiano. Ma come fare l'artigiano? Perché me l'ho buttato. No, poi ci fa due. Quasi quasi vado a fare il tron.
gambaio. No, a parte le battute, l'immediato aveva risolto tutta una serie di problematiche che ora non siamo più in grado di risolvere, perché lo Stato non esiste più nemmeno il contratto da apprendistato, niente, per cui uno viene qui. Io l'ho usufruito il contratto da apprendistato. E quando eri giovane? Non faccio il carazzetto. Capito, ma uno viene qui, deve imparare un mestiere. Se io gli do un piano da sfondare e me lo sfonda, cioè gli devo pagare anche lo stipendio alla fine. Cioè, qui bisogna trovare un'altra soluzione, capito il discorso? E le scuole le riescano a girare un po' la cosa del, perché dopo c'è un'assicurazione e tutto il resto, però quando escano non hanno idea di quello che è il mercato, non hanno idea di quello che è il mondo del lavoro. E quindi c'è questa dicotomia, cioè quello dice io sono diplomato però non sa che cos'è il mondo del lavoro, e quello che invece deve andare a fare la bottega non è tutelato in nessuna maniera. E quindi c'è una cosa, se noi si riuscissimo come gruppo a far fare un disegno di legge che prende in considerazione la nostra categoria in maniera diversa da quella di un altro tipo di artigianato, perché noi si ragiona e si funziona su maniere diverse, distinguendo anche quelli che fanno solo commercio, cioè uno che fa solo commercio e non fa produzione, che cazzo di usaio gli è? Cioè gli usaio è un commerciante, può vendere pianoforti, ora vende violini, non abbiamo cielo, ma può vendere pianoforti, trombe, cioè sassofoni, può vendere qualsiasi cosa. Va bene, io senti, ti vedo. Andiamo di là, che vedo tu sta diventando cianotico. Madonna, ma mi fa sempre Siberia. Ma mi fa sempre, ma che Siberia, questa è la foglia assaggiata, Siberia. Comunque diversi di te mi hanno ringraziato per il tempo cinetico. Tu sei sempre a quel cazzo di computer, fanno bene. C'è da fare, no? Cioè guarda, la riconoscenza è importante, che io penso la riconoscenza sia una cosa molto importante. Vai, stacco ogni cosa, si avvia, vai.